Sembrava tutto fatto, tutto chiaro e anche abbastanza semplice. Addirittura i giornali tedeschi oggi mostrano con dovizia di particolari quale potrebbe essere la proposta greca. In verità però ancora non c'è nulla. E per la Grecia, ormai a quasi 72 ore da quell'intesa strappata a fatica sulla presentazione del piano, il tempo passa. Anzi, se si ragiona di come oggi si siano diffuse le notizie, la questione assume i contorni del giallo. Il documento, tre paginette secondo i ben informati, che era atteso a Bruxelles entro la mezzanotte di oggi, sarà consegnato invece domani. Un rinvio dopo l'altro. Eppure, già questa mattina, intorno all'ora di pranzo, una non meglio precisata fonte europea ne aveva annunciato il ricevimento, senza rivelarne i contenuti. Per poi essere tutto smentito da una portavoce della Commissione europea, non abbiamo ricevuto dall'esecutivo greco alcuna lettera con la lista di riforme. Siamo in contatto costante con istituzioni e autorità di Atene, è normale che ci siano speculazioni. Sulla Germania, che abbia avuto varie posizioni sull'accordo, si sapeva. Si è parlato addirittura di un governo tedesco diviso, con Schäuble estremamente rigido nel rimandare indietro al mittente il piano e Angela Merkel, che solo all'ultimo è riuscita a far accettare la via del compromesso. Quel che si è saputo di meno è che a dividersi sia stato probabilmente e soprattutto Siriza. Il partito di Tsipras, che come mai in queste ore ha difficoltà a trovare sponde sia nel suo partito sia nel Parlamento di Atene, tanto che proprio questa sera è stata chiesta una riunione immediata del partito. Riunione che ha il senso di una resa dei conti dagli esiti molto incerti. Il piano Tsipras contemplerebbe quello cioè messo a punto per sbloccare per altri 4 mesi i prestiti necessari a scongiurare il fallimento del paese. Dovrebbe permettere ad Atene incassi extra per 7 miliardi e 300 milioni, condizionale d'obbligo perché di cambiamenti di rotta la Grecia ne ha avuti parecchi. Il documento starebbe creando a Tsipras forse più problemi ad Atene che non a Bruxelles. In attesa che i giochi siano fatti, le borse europee chiudono contrastate. Atene, dubbiosa, cede appena lo 0,27%. Più ottimiste Milano, Francoforte, Parigi e Madrid, tutte in rialzo. Ma è giusto ricordare che le loro chiusure sono precedenti allo slittamento a domani del piano.